come rigidità siamo ai livelli previsti, cioè sono un palo, è una cosa da evitare sui sentieri. Eccola qua. Direi che la sfortuna comunque ci vede benissimo. Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video di Torino Trails. Oggi video della felicità perché è il primo giro vero in mountain bike che faccio dopo l'infortunio. Non sapevo se fare un video, dato che è un qualcosa di abbastanza personale, ma ho detto ma sì, lo sfrutto per introdurvi anche qualche novità. Allora, parliamo dell'infortunio. 7 novembre sono caduto rovinosamente sul bob, ho sfiorato un alberello con il manubrio, l'anteriore si è completamente girato all'improvviso e sono stato lanciato dalla bicicletta. La velocità non era eccessiva dato che era un giro estremamente tranquillo, ma purtroppo l'impatto è stato veramente violento. Nonostante il paraschiena, nonostante il paraspalle, ho rotto la scapola. Per fortuna l'ho rotta in un punto poco rilevante, non articolare, bordo superiore, in modo scomposto, quindi anche piuttosto doloroso. Non richiedeva nessun intervento, ma soltanto l'immobilizzazione in tutore per qualche settimana. Ci ho aggiunto anche una lussazione di primo grado dell'acromioclaviare, che per chi non lo sapesse è questa articolazione qua. Purtroppo mi è costato un mese totale di recupero per quanto riguarda la funzionalità motoria, cioè il movimento della spalla, associato più o meno a un altro mesetto di recupero di forza della spalla. Quindi oggi siamo al 4 novembre e faccio il primo vero giro in mountain bike. Dico primo vero perché ho fatto una sgambata quando ha nevicato, ma era assolutamente un qualcosa di super super tranquillo. Vi porto con me in questo giro molto semplice sul Colle della Maddalena, un giro tra l'altro che vi linko e che consiglio a tutti principianti, perché farò dei sentieri veramente molto molto semplici, giusto per vedere un po' come va la guida e quali sono le sensazioni. So già che saranno bruttissime. Con l'occasione vi introduco la prima novità, e cioè abbiamo introdotto nella pagina di Komoot le raccolte. Quindi se seguite la pagina di Komoot, se volete girare al Colle della Maddalena, selezionate Colle della Maddalena o Superga o Val di Sero e trovate i sentieri della zona. Una funzione molto molto utile, ci permette così di concentrare i sentieri divisi per zone in base a dove volete girare. Altra novità, abbiamo trovato un giardiniere della collina che ringrazio infinitamente, a cui spero presto di potermi unire nonostante il poco tempo a disposizione per badare un po' ai sentieri. Ha già fatto dei lavori incredibili lungo tutta la collina, per questo ringrazio. Adesso purtroppo i lavori sono un po' fermi data la nevicata e le piogge, però insomma in primavera contiamo di fare qualcosa di buono. Ultima novità, ho introdotto un nuovo mezzo a due ruote con cui ho già fatto qualche giro, che vi presenterò fra poco sul canale e con cui parteciperò a qualche bell'evento quest'anno. Quindi insomma la tipologia di giri e di video di Torino Trails si amplierà un po'. Adesso ho raggiunto il quadrivia, finito la salita di Valsalice, vado su lungo lo sterrato e poi inizio dal 12. Poi nel frattempo, mentre io fatico col fiatone, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e supportateci. Devo dire che il profumo del bosco, l'umido del fanghetto e la pesantezza dell'enduro mi erano proprio mancate. Siamo all'ingresso del Parco della Rimembranza. Adesso qui al bivio andremo a destra a prendere l'ingresso del 12 e vedremo. So già che sarà fangosissimo, però non troppo per non rovinarlo. Quello più semplice per iniziare, quindi per fare le cose graduali è il migliore. Ed eccoci qua, all'ingresso del 12. Se non lo conoscete vi lascio il link in descrizione, sia questo giro che al 12 come traccia completa, e potete facilmente trovarlo, come vi dicevo prima, da Komoot, andando sulle nostre raccolte, selezionando Colle della Maddalena, sentiero numero 12, quindi veramente super super facile. Adesso metto la GoPro sul casco, è proprio il primo sentiero dopo due mesi. Via! Tra l'altro diciamo che già un po' lo sapevo, ma è confermato che ho un problema alla valvola della gomma posteriore perché non tiene, dovrò sistemarla. Allora, già qua molto fangoso, probabilmente qualche cinghialetto ci ha messo del suo. Il problema del posteriore così sgonfio è che scivola. Vabbè, vedremo. Sentiero 12, per chi non lo conoscesse, super super tranquillo. L'unico problema, diciamo, in questo periodo dell'anno è che è molto umido e con le foglie, quindi da farci un pelo più attenzione. Non so se si capisce dal video, ma come rigidità siamo ai livelli previsti, cioè sono un palo, ma non potrebbe essere diversamente. Qui super fangoso. Ok, devo dire che è meno fangoso di quanto mi aspettassi. Voilà, qua c'è sempre
la pauta. Qui è un punto dove solitamente si pedala, ma con questo fango ripartire è un po' una tragedia, per cui io riparto sempre qua in leggera salita, pulisco le scarpe sulle foglie per quanto possibile e si riparte. Come sensazioni devo dire non troppo male, dolore zero. Sono chiaramente spaventato un po' dalle condizioni, nel senso che ho paura di cadere da un momento all'altro, ma ci può stare. Io solitamente sono un po' così. È brutto da dire, ma per riabituarmi ho bisogno di cadere una volta. Non sto scherzando, è sempre così. Dopo la prima caduta post infortunio, era successo anche con il polso, boh, il cervello è come se si sbloccasse. Qui c'è il saltino del tronco, qui c'è il pezzo un po' più ripido, se vogliamo, del 12, dove gestite i freni, insomma, non ci dovrebbero essere troppi problemi. Ho mangiato del fango a rompere e alle prime armi. In una zona del genere, secondo me, l'importante è essere belli centrali sulla bici, perché se arretrate, scaricate l'anteriore, è un dramma. È l'unica cosa che vi dà direzione. Ok. Allora, primo sentierino andato. Oddio, si scivola più con le scarpe a piedi che con la bici. Primo andato, come previsto, super rigido, pochissima confidenza. Per me scendere in bicicletta è una questione di sensazioni. Se venite da un infortunio e non ci girate da 2 mesi, le sensazioni sono nulle, per cui c'è tutta una confidenza da ricostruire, almeno per quanto mi riguarda. Adesso risaliamo la strada dal Patto Nero e poi dal 14. Adesso che arrivo qui alla fine devo dare assolutamente una gonfiata posteriore, perché ce l'ho completamente a terra. Allora, finito il 12, risalite la strada dal Patto Nero, andate a destra al bivio per il 14, c'è un cartello e non potete sbagliarvi, e arrivate all'ingresso del 14 con questa bella vista qua. Solitamente in primavera abbastanza più aperta, si vede un bel pezzo di Torino Sud e le montagne, e adesso invece risaliamo dal 14. Salita sterrata, devo dire abbastanza tosta, soprattutto oggi che sarà fangosa, e poi anche il tratto in asfalto bello grezzo vi mette a dura prova, soprattutto se guidate in enduro. Quasi terminata la risalita del 14, adesso qui ci ricongiungiamo con l'asfalto e poi entriamo nel parco. E voilà, iniziata la solitina serrata forestale, ci porta fino in cima, una decina di minuti di pedalata e poi si arriva al faro. Devo decidere se fare una discesina all'interno del parco, poi risalire, fare il dark side o fare direttamente il dark side. Con questo me lo dirà solo il cuore una volta arrivato su. E adesso si prosegue sul viale dei caduti fino a su al faro. In realtà questo pezzo qui non è consentito alle biciclette, diciamo che c'è una sorta di tolleranza in salita, in discesa sarebbe proprio vietato, però diciamo che ci scendono un po' tutti. La cosa grave è che ne ho visti scendere due senza casco, cioè dovete essere proprio scemi per andare in bici senza casco, soprattutto con queste condizioni di fondo. Comunque, mettetelo, fate un piacere a voi stessi. Che fiatone! Direi che la sfortuna comunque ci vede benissimo. Questo è il mio posteriore, non so cosa sia successo, era perfetto e adesso perde. Non so da dove, non capisco dove, molto probabilmente dalla valvola, ma perde. Ed è un bel problema. Direi che questo qua ha deciso un po' le sorti del giro, perché mi sa che vado su al faro, mi mancano 5 minuti di salita, metto di là, faccio il dark side e poi si torna a casa. E via, si pompa. Boh, vediamo. E niente, devo andare così. Direi che salgo al faro, scendo al dark side, risalgo e me ne vado a casa. Ok, salita fatta, salutino alla Nike e ci si prepara alla discesa. Devo fare abbastanza in fretta perché la pressione della gomma scende veramente, non dico a vista d'occhio perché non la vedo, ma proprio la sensazione di un progressivo appesantirsi del posteriore, soprattutto in salita. In discesa magari potrebbe giovarmi in queste condizioni. E adesso, vabbè, capita, i misteri del tubeless sono sempre infiniti. Salitella della chiesetta con rapporto super agile e si punta al dark side. E voilà, metto i guanti e andiamo.
Allora, non ho la più pallida idea delle condizioni del sentiero. Ok, parte alta scivolosa. E direi anche qua molto scivolosa. Va bene. Allora, come potete capire, queste condizioni qua non sono proprio le ideali per rientrare da un infortunio. Però queste ci sono e queste ci facciamo andare. Cerco di essere più morbido e preciso possibile, di toccare i freni il meno possibile, di lasciar scorrere la bici. Qui la contropendenza del dark side. Volevo dire una cosa che recentemente mi ha fatto davvero ridere da parte di uno youtuber, direi abbastanza famoso, soprattutto fra i cross countryisti, no? Ha detto che la contropendenza è una cosa da evitare sui sentieri. Eccola qua. Questa qua è la caduta che ti sblocca il cervello. Scivolato sul tronco. Niente, avrò ricevuto i pensieri dello youtuber. Allora, il discorso era che la contropendenza è una cosa da evitare sui sentieri da mountain bike, che per me è una cosa assurda e che non esiste né in cielo né in terra. Se vuoi andare in mountain bike, la contropendenza la accetti, la abbracci e te ne fai padrone. Se non sai guidare in contropendenza, ti manca la metà della guida della mountain bike, secondo me. Soprattutto nei sentieri collinari, dove è praticamente tutta contropendenza, come ad esempio questo pezzo qui. Però ragazzi, non diciamo cavolate, che la contropendenza è da evitare e non bisogna metterla nei sentieri, perché sono veramente delle bestemmie che neanche i cross countryisti più accaniti e pedalatori direbbero. Direi di non ascoltare tutto quello che ci viene detto e farsi un pensiero proprio. Poi, per carità, sono opinioni, ma una mountain bike senza contropendenza è come un maschio senza la barba. Ok, la scivolatina mi ha un po' dato lo schiaffo, come avevo detto. Qui davvero sto accarezzando i freni, perché il fondo non è per niente compliante. Solo foglie e fango, è tutto super super scivoloso. Ok. Allora, sono abbastanza contento, devo dire. Evito la sassaia finale del 5, perché non voglio prendere troppe sollecitazioni. Faccio il recintello qui del dark side. Sono abbastanza contento delle sensazioni. Abbastanza contento anche di essere scivolato, perché ci voleva. Non potevo uscire su questo terreno così scivoloso e non scivolare. Almeno mi sono un pochettino svegliato. E adesso faccio la salita finale asfaltata e poi scendo dall'11 verso casa, dove mi aspetta qualche imprecazione per capire quale sia il problema a questa ruota posteriore. Ci vediamo lungo la salita. Niente, come non detto, ruota già sgonfia, non so se ho iniziato la risalita da neanche 200 metri, non ho voglia di rigonfiarla, va a farsi benedire l'idea di scendere dall'11, ma non tiene neanche sull'asfalto in discesa. Tornerò a casa giù dall'asfalto, ahimè. Primo giro un po' sfigato, però amen. L'importante era riprendere la mountain bike e guadagnare sensazioni sullo sterrato. Vabbè, faticherò questi 800 metri. Ed eccoci qua, nel bel mezzo della discesa. Mi fermo perché altrimenti col vento non si capisce veramente nulla. Primo giro dopo l'infortunio praticamente concluso. Mi manca solo la discesa lungo Cavoretto e poi vado all'autolavaggio a lavare sta gomma. Il resto della bici lo lascio sporco. Sensazioni positive per la scapola. Devo dire, non ho avuto nessun tipo di problema. Ho fatto anche la prima scivolata barra caduta, quindi il cervello si è sbloccato. Peccato per la sfiga della gomma, però vabbè, poteva andare sicuramente meglio il primo giro da quel punto di vista. Tra l'altro non so se questo video uscirà dopo quello di Viola o prima di quello di Viola, ma secondo me abbiamo già dei buoni candidati per i video più sfigati 2022 e 2023. In ogni caso, se volete scoprire le tracce dei sentieri che ho fatto oggi, avete sia il link al giro sia il link alla pagina di Komoot. Andate a scoprire le raccolte fatte da pochissimo, quella della Maddalena, Superga, Rigodora, eccetera. Sono utilissime per scoprire i sentieri di una precisa zona della collina di Torino e dintorni. Seguiteci su Komoot, seguiteci su Instagram, seguiteci, iscrivetevi al canale YouTube e direi di vederci al prossimo video, magari con la gomma che tiene anche. Alla prossima!